La ricetta di oggi è risotto alla crema di peperoni. Faremo un piatto semplice e nello stesso tempo genuino e gustoso. Oltre al riso, abbiamo bisogno di poche cose: peperoni, olio di oliva, cipolla, prezzemolo, brodo vegetale e mezzo bicchiere di vino bianco. Dopo aver scelto i peperoni nel campo, la primissima cosa da fare è quella di lavarli e successivamente li andremo a brustolirli. Ci sono diversi modi per abbrustolire i peperoni. C'è chi usa la carbonella, c'è chi lo fa nel camino con la fiamma oppure nel fornello a gas. Noi come mezzo per abbrustolirle scegliamo il forno. Nel frattempo mettiamo a bollire il brodo. Adesso andremo a preparare la crema di peperoni. In una pentola mettiamo a soffriggere la cipolla. A questo punto aggiungiamo il riso. Sfumiamo il riso con del vino bianco. Una volta che si è ritirato, aggiungiamo il brodo vegetale. Durante la cottura aggiungeremo, in base alle necessità, del brodo. Quando il riso è leggermente al dente, versiamo la crema di peperoni. Aggiungiamo il prezzemolo. Il nostro risotto è pronto. Buon appetito!